sapevo che avevo davanti delle persone che avevano preso il 25% dei voti. Il 25% dei voti. Cioè gente, un movimento che ha avuto un risultato che non c'è mai stato in nessuna democrazia mondiale, perché questi al primo colpo hanno preso il 25%. E quindi io ho mostrato umiltà, disponibilità, rispetto, e gli ho anche detto: attenzione, che forse verrà il momento che potrete dire avremmo potuto. Io credo che questo sia stato utile a far maturare anche qualche riflessione in casa loro, che non ci sarebbe stata se noi in quelle ore li avessimo presi a schiaffoni, va bene? Perché bisogna fare un po' il film avanti. E qualche volta uno che fa politica deve trattenersi anche dal cavarsi un gusto. Però una trattativa, ecco, protratta per 2 mesi, sicuramente danneggiata lei personalmente. Sì, ma è lì soprattutto perché c'è stato un po' di fuoco amico, anche, che diceva: molto fuoco amico. Perdiamo tempo, non è che perdessi il tempo io. Eravamo in una situazione nella quale a un certo punto c'era di mezzo l'elezione del Presidente della Repubblica. E quindi, arrivati a un certo punto, il Presidente della Repubblica non era più in condizioni di mandare avanti la pratica e bisognava aspettare il nuovo appuntamento. E certo, davanti a una novità come quella del Movimento 5 Stelle, è chiaro che il tentativo di vedere se ci fosse un minimo di chiave di discussione, mica che io volevo fare l'alleanza con Grillo, sono mica matto. Io facevo una proposta che era: su 8 punti di cambiamento avviamo la legislatura, consentite come ritenete, mi rivolgevo mica solo a loro, a tutti quanti, al Senato, fate partire con un gesto tecnico se volete, e poi provvedimento per provvedimento ci misuriamo in Parlamento.